Pace e bene. Oggi ti racconto una storia. C'era un uomo che un giorno andò dal suo amico barbiere per farsi tagliare i capelli. La lunga e inattesa fila di persone davanti a lui lo stava snervando. Il barbiere vide l'amico particolarmente nervoso e gli chiese: «Ma dimmi, che succede? Hai fretta?» «Sì, guarda, tra poco devo andare, mi sa che torno domani». «Ma dimmi, dove devi andare?» gli chiese il barbiere. «Ma devo andare a trovare mia moglie, sai, tra un po' è l'ora della visita». La moglie dell'uomo, infatti, era accolta in una casa di cura, essendo ormai gravemente ammalata di Alzheimer, e il povero marito, fuori tutto il giorno per lavoro, non riusciva ad accudirla. Ma ogni santo giorno trascorreva con lei tutto il tempo possibile. L'amico barbiere, sapendo la sua situazione, gli disse: «Ma anche se dovessi tardare di 10 minuti, qual è il problema? Tanto lei ormai non ti riconosce più». E l'amico gli rispose: «È vero, lei non sa più chi sono io, ma io so bene chi è lei per me». Morale della storia. Quante volte, magari dopo tanto tempo che si è insieme, si riducono gli altri alla somma dei loro limiti, si guardano con sufficienza, si pensa di aver esaurito il mistero di bellezza che c'è in ognuno. E allora ecco frasi tipo: «Ma tanto ti conosco, lo sapevo già, tanto non cambi mai». Che questa storia ci aiuti a riscoprire chi sono stati e chi sono gli altri per noi, il valore delle persone che abbiamo accanto, riscoprendone la preziosità e l'unicità. Che il buon Dio ti benedica.